Gentili ascoltatori di Radio Science, buonasera, in studio Massimo Bonella, sono le 21:40, quest'oggi eccezionalmente andiamo in onda a quest'ora per un problema tecnico e comunque le repliche saranno trasmesse sempre agli stessi orari, tutti i giorni escluso il martedì, vale a dire alle ore 19:45. Dunque, iniziamo subito con la prima notizia che potremmo dire in primo piano, una importante news: elezioni Unione Italiana, eletta la nuova assemblea, Maurizio Trèmol, nuovo presidente dell'Unione Italiana, Marin Corva, nuovo presidente della giunta esecutiva Unione Italiana. Dunque, domenica scorsa sono stati chiusi alle 19 i seggi allestiti nel locale della Comunità degli Italiani per le elezioni indette per il rinnovo dei vertici dell'Unione Italiana e dei membri dell'Assemblea Unione Italiana. Al termine dello scrutinio sono giunti i primi dati. I soci che si sono recati alle urne, il 17,4% del totale, hanno eletto Marin Corva alla carica di presidente della giunta esecutiva con il 58% delle preferenze, mentre la carica di Presidente Unione Italiana è stato eletto Maurizio Trèmol. I dati ufficiali verranno rilasciati dalla Commissione elettorale centrale presieduta da Stefano Lusa entro il 19 luglio con la contestuale proclamazione delle cariche. Proseguiamo con le notizie del notiziario Istria Oggi in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Cittanova. Giovedì scorso si è tenuta l'ultima sessione ordinaria della giunta esecutiva presieduta dal presidente uscente della giunta esecutiva Maurizio Trèmol. All'ordine del giorno sono stati approvati innanzitutto la relazione del 2017, il piano 2018 del CSMS Luigi Della Piccola. In seguito si è passato ad approvare i bandi per l'assegnazione di 32 borse di studio ai futuri frequentanti dei corsi di laurea di primo livello o magistrali nelle università italiane, croate e slovene, nei dipartimenti di italianistica di Fiume, Pola e Capodistria, fissando la data di scadenza al 28 settembre. Successivamente l'attenzione è stata posta alla prossima edizione del concorso d'arte e cultura Istria Nobilissima, con la nomina dei membri che rappresenteranno l'Unione Italiana all'interno della giuria. Ed ora ci spostiamo a Fiume. Mercoledì scorso si è tenuta presso l'Aula Magna della SMSI di Fiume la tradizionale cerimonia di consegna del premio della Fondazione Ileana Pieressa, che da 20 anni premia l'alunno più meritevole della SMSI ed elogia gli studenti che hanno concluso l'anno con ottimi risultati e una condotta esemplare. Walter Pieressa ha consegnato l'importante riconoscimento a Lovre Marjanovic della quarta classe dell'indirizzo scientifico-matematico, elogiati dal preside Michele Scalembra per gli ottimi risultati ottenuti, anche Tara Sekulic, classe seconda M, Ana Vujovic, classe seconda A, Nia Sciucca e per la condotta scolastica ed extrascolastica Matilda Vassalli, terza M, Dorian Semencic, quarta A, Nia Sciucca e Raul Prende, classe quarta M. Alla cerimonia erano presenti il console generale d'Italia a Fiume Paolo Palminteri, il neoeletto presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana Marin Corva, il presidente della Fondazione Ileana Pieressa, il direttore dell'associazione Eraple di Udine, Cesare Costantini, patrocinatore del premio e la presidente uscente della Comunità Italiani di Fiume, Orietta Marut. Rovigno. Nel corso degli appuntamenti rovignesi, la comunità degli italiani Pino Budicin ha inaugurato mercoledì scorso la mostra dei modellini di imbarcazioni tradizionali realizzati dal gruppo di modellismo diretto da Alvise Benussi. Per l'occasione, in serata, si sono esibiti in concerto i gruppi mini cantanti, midi cantanti e i cantanti solisti. Abbiamo ancora il tempo per una piccola
Notizia da Pirano, molto interessante. Sabato 14 luglio alle ore 20 in piazza Tartini a Pirano si terrà Volo della Principessa, l'emozionante volo della Principessa dal campanile di Pirano in piazza Tartini, accolta nella affollata piazza dei gruppi delle rievocazioni storiche in costume, scioglierà la tensione dello svolo nell'abbraccio del pubblico elettrizzato dallo spettacolo scenografico. L'evento viene organizzato dall'associazione Skid Jazz Sam Gnabulisci e con il sostegno del Comune di Pirano e della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Vi ricordo che la Comunità Nazionale degli Italiani sta predisponendo quanto necessario per la realizzazione dell'iniziativa Università per la Terza Età, che prevede la realizzazione di una serie di corsi finalizzati ai connazionali della terza età. Appuntamento su Radio Rai di Trieste ogni mercoledì alle ore 16 con il programma Sconfinamenti sulla frequenza in onda media AM 936 kHz e in streaming su sedefvg.ra.it, con l'Unione Italiana per l'approfondimento dell'attività in essere dell'organizzazione. Proseguono invece ogni lunedì gli incontri dedicati all'Università Popolare di Trieste. Sconfinamenti è disponibile anche in podcast. Dunque, si parlerà di Istria anche su un bellissimo programma in onda sulla televisione internazionale TV Coppera Capodistria ogni domenica alle 20:30, programma curato e condotto da Monica Bertok. Sono le 21:46, prima di chiudere apriamo una parentesi perché dobbiamo darvi una notizia di carattere locale dal Veneto, dove ricordiamo che domani sera ci sarà un importante incontro con il consigliere regionale Andrea Zanoni, dove si parlerà di tutela ambientale. Allora, vi do lettura del comunicato stampa. Piano Cave, nuova legge e impugnativa del governo per incostituzionalità. Domani incontro a Volpago del Montello con il consigliere regionale Andrea Zanoni. Cosa cambia in Veneto dopo l'approvazione della nuova legge e del piano Cave? Due provvedimenti che le relative conseguenze saranno illustrati domani, giovedì 12 luglio, in una conferenza pubblica a Volpago del Montello dal consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Ambiente Andrea Zanoni. A introdurre l'incontro Oscar Borsato, responsabile dell'agenda urbana e governo del territorio della segreteria provinciale del PD. Parleremo delle modifiche introdotte nel settore dopo 36 anni di anarchia, un lasso di tempo enorme, ma comunque insufficiente per la maggioranza per produrre una buona legge, tanto che è stata impugnata dal governo alla Consulta per 5 motivi di incostituzionalità riguardanti 6 articoli. Per evitare tutto ciò sarebbe bastato ascoltare le proposte dell'opposizione, spiega Zanoni, che in Consiglio è stato relatore di minoranza sia per la legge sulle cave che per il PRAC. L'appuntamento con Cave di casa nostra è per domani sera alle ore 20:30 a Volpago del Montello presso l'auditorium comunale in piazza Ercole Bottani numero 4. Con questa ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito. Termina qui Istria Oggi, lettura in studio di Massimo Bonelli. Notiziario in collaborazione con Unione Italiana di Fiume, trasmesso da Radio Science TV in collaborazione con Pianeta Oggi TV, testata giornalistica di Venezia, diretta dal sottoscritto. Grazie per l'attenzione, vi aspetto alle ore 22 per l'approfondimento Osservatorio Antimafia. Buonasera.